Buongiorno, buongiorno. Oggi siamo qua a Palermo a fare una manifestazione di protesta in maniera molto pacifica, perché noi siamo stati fermi da un anno e continuiamo ad esserlo. Noi siamo quelli che si sono fermati per prima, siamo l'indotto dello spettacolo, la gente che compra gli impianti che poi le noleggia. E noi siamo fermi, la regione non ci ha aiutato, lo Stato non ci ha aiutato. È una piccola delegazione di Agrigento, ma siamo con tutta la regione, siamo davanti al palazzo della regione, alla presidenza, e siamo qui a protestare in maniera pacifica per riavere delle condizioni umane, civili, e per ridarci la nostra dignità, che adesso questa dignità è stata calpestata con i piedi, giorno dopo giorno. Questi ristori, questi decreti che non sono stati fatti per noi, sono stati fatti per tante altre categorie, ma noi abbiamo visto molto, ben poco. Adesso io magari passo la parola a Emanuele, che è un'altra persona che fa parte di questo nostro gruppo. 13 mesi che non succede più nulla. Ci hanno riaperto per un po', abbiamo dimostrato che gli eventi si possono realizzare, noi abbiamo dimostrato che al Palazzo dei Congressi di Agrigento si è potuto fare un congresso nazionale, si sono aperti degli spazi all'aperto mantenendo tutte quelle che erano le norme di sicurezza. Noi chiediamo di ritornare a lavorare, vogliamo che ci sia un occhio particolare per tutta questa gente che da 13 mesi è ferma e che ha delle aziende, dei dipendenti, delle persone che vivono di questo lavoro e non viviamo d'altro. Cristian Vassallo, sempre da Agrigento. Niente, ci hanno raccontato per un anno, uno può avere le spalle larghe quanto vuole, dire vabbè, teniamo duro per un anno. E vediamo cosa succede, domani aprono i teatri, poi li richiudono, cioè ci fanno fare anche gli investimenti per essere tutti in regola e poi ci tagliano e ci lasciano così in mezzo alla strada.